è del classico di Geotex iGatch che parliamo questa sera. Sì, per un periodo la rivalità nevrastenica tra Geotex e James Brown fu solo artistica, ad un certo punto si concretizzò in qualcosa di decisamente più tangibile e un po' imbarazzante. Sin lì, infatti, le accuse reciproche avevano riguardato eventuali plagi, scopiazzamenti per passi di ballo sul palco, giocolerie col microfono, uno stacco di fiato, un giro di basso, cose così, anche se all'epoca furono proprio alcuni giganti della musica di allora, tra cui Little Richard, ad accusare James Brown di saper sapientemente rubare e rivendersi ciò che l'altro invece creava e inventava. Si insultavano, sabotavano uno le esibizioni dell'altro, specie in un tour europeo organizzato da un management in comune, ma ad un certo punto quello che Brown rubò a Geotex fu ben altro che un passo di danza: la moglie, reclutandola come cantante ma anche come amante, e per poi, poco dopo, invece spedire addirittura una lettera scritta di suo pugno al rivale storico dicendo che quella storia era finita, con essa anche la collaborazione artistica, e che se avesse voluto Geotex avrebbe potuto riaverla, così, con un pacco postale. Tex rispose addirittura con una canzone, You Keep Her, ovvero Te la tieni. Ma insomma, in ballo ci furono anche degli spari del padrino del funk contro un nightclub di proprietà di Geotex. E pensare che, per ironia, il primo vero e proprio hit di Geotex nel 62 fu proprio la cover di una canzone del futuro eterno rivale. Da quella cover in poi, quella del texano Geotex fu la carriera di una star dell'R&B, che fra l'altro a quei tempi non si chiamava ancora con l'acronimo ma con la dicitura integrale Rhythm and Blues. Giusto un paio di anni dopo, il primo numero uno da 1 milione di copie e 11 settimane di permanenza in vetta, e l'anno successivo ancora lo straordinario traguardo di ben 6 singoli nelle zone alte delle classifiche nell'arco di soli 12 mesi. Ciò nonostante, sul finire dei 60 questa carriera stava registrando un momento di stanca, in coincidenza con la sua conversione all'Islam, un fenomeno piuttosto in voga a quei tempi tra gli afroamericani, specie quelli di successo. Basti pensare a Cassius Clay o a Malcolm X, che lo portava a giro per gli States, ma non in tour promozionale o per i concerti, ma proprio come docente spirituale col nuovo nome di Yusuf Aziz, che però non usò mai per la sua carriera, a differenza che ne so, proprio della stessa star del pugilato o di Cat Stevens, ad esempio, che invece pretesero di essere chiamati coi nomi della conversione in ogni ambito, incluso quello professionale. Ma dopo questa stasi, nel 71 Geotex cominciò a lavorare al suo album iGatch, che avrebbe visto la luce un anno dopo, nel 72. Incredibile ma vero, il brano omonimo, che abbiamo anche ascoltato in una puntata di Funk Shack di recente, era il lato B del primo singolo, che vedeva una ballata lenta, soul, sul lato principale. Furono proprio i più importanti DJ delle radio R&B a scovare ed insistere sul micidiale funk del lato flip, del lato B, facendolo diventare non solo il successo più grande di quella operazione discografica, ma dell'intera carriera di Geotex, che sino a quel momento era rimasta relegata al solo, pur gigantesco, mercato americano, e che in quell'occasione invece diventò planetaria, Italia compresa. La formula avrebbe fatto proseliti e il mondo sussultò un po' di fronte a questo nuovo stile, con i versi enunciati ritmicamente anziché cantati in vere e proprie melodie, con un grosso uso di terminologie slang tipiche dei quartieri neri delle metropoli americane, che sino a quel momento era impensabile usare in un disco, in una canzone di tipo convenzionale. Quando gli venne chiesto come avrebbe definito questo suo modo particolare di cantare, e di farlo peraltro in quello specifico dialetto, chiamiamolo così, lui rispose senza esitazione con una parolina di 3 lettere che nessuno conosceva e che solo qualche anno dopo, e soprattutto nella decade successiva, avrebbe rivoluzionato il corso della storia della musica black. Geotex definì il suo stile rap. Ciò nonostante, a dispetto di questo successo ormai stratosferico, quello che invece Geotex decise di fare fu ritenere proprio questo status di superstar incompatibile con la sua nuova spiritualità, e si ritirò nel suo mega ranch di Navasota, nel Texas, dove ci lasciò 10 anni dopo, a 49 anni, per un attacco cardiaco. Oh, I got you. Uh-huh. You thought you got away.
away from me, didn't you? Uh-huh, you thought I didn't see you now, didn't you? Uh-huh, you try to sneak by me now, didn't you? you thought you'd been slick now, didn't you? Now give me what you promised me, give it to you! Come on! You shouldn't have promised it.